cosa, mi stimo e mi incoraggio un po' tutti. Oggi sono qua a Londra per controllare il meteo di persona, perché io di internet c'ho un po' paura, ci sono troppe magagne, hai capito? Io ho capito. Ma dov'è Marco Camisani Calzolari? Qua? Ma qua non c'è. È qua. Ciao Marco, ho paura delle magagne in internet, ma aiutaci. No, ma internet è anche una risorsa, bisogna solo conoscerla. Ma noi siamo qua apposta. Eccoci. Per aiutare. Per esempio, sa che cos'è una bufala? Eccola qua, la moglie del bufalo. Tolon e tolon, è giusto? Anche no. La bufala è una notizia falsa, spacciata per vera. Ah, ok. Ci sono le fake news e le bufale. Certo. Ad esempio le fake news sono usate anche da personaggi importanti, illustri, politici. Certo. Per influenzare le persone, per fare propaganda, giornalisti. Quindi possono condizionare Condizionare l'opinione pubblica, no? Mentre a volte le bufale sono solo fatte da buon temponi, per giocare un po' e ridere un po'. Tipo? Ma guardi, ad esempio, gliene faccio vedere una. Ce n'è una che circola in questo periodo che dice sostanzialmente: attenzione, non ti unire al gruppo attualmente su Facebook con il titolo "Diventare padre o la madre era il dono più grande della mia vita" e altri simili. Si tratta di un gruppo di pedofili che cercano di accedere alle tue foto. Ah, usted. Si prega di copiare, postare, eccetera, eccetera. Teniamo i bambini al sicuro. E questa è una brutta bufala, direi. Questa è una bufala perché in realtà cosa accade? Che di solito i pedofili, innanzitutto, non si incontrano nei gruppi su Facebook perché è molto facile segnalarli. È chiaro. In sostanza chiunque li può segnalare, vengono chiusi. Giusto. In generale. E le foto soprattutto non hanno questo tipo di problema. Sì. Il problema serio delle foto che postate sui vostri profili Facebook è la privacy. Lei sa cos'è la privacy? Sì, certo, sono le informazioni che io voglio tenere per me. Diciamo. Ma che bravo che è ventosa oggi, è preparatissimo. Soprattutto per i bambini in questo caso, bravo, giusto? Ancora più. Esatto. Quindi quando postate le foto dei vostri figli dovete verificare che tipo, il livello di privacy. Quindi se c'è il mondo a fianco significa che chiunque le può vedere, anche quelli che non sono vostri amici. Sì. Se invece ci sono le due personcine a fianco, solamente i vostri amici, e quindi è più sicuro. Quindi ognuno è libero di pubblicare le foto dei propri figli, anche del mio ventosino per esempio, però naturalmente occhio alla privacy, giusto? Sì. E quindi dobbiamo diciamolo. Dall'altra parte dello schermo non c'è un mondo virtuale, ma c'è un mondo reale, e quel che fate vale. E allora facciamoci una foto, perché io mi stimo e mi incoraggio, e vi stimo e vi incoraggio a fare una bella foto. Ma facciamo noi. Mi raccomando la privacy, Sì.